in collaborazione con Consorzio Latterie Virgilio. Benvenuti ad una nuova puntata di Vita Agricola, la trasmissione che Mantova 1 dedica all'agricoltura mantovana. In questa puntata parleremo di cimice asiatica. Sì, lo so, non è proprio la stagione adatta, però invece è proprio in questo periodo che sia le associazioni di categoria che le aziende stanno facendo il punto per capire come difendersi questa primavera quando poi le cimici ricominceranno a tornare, onde evitare i danni che ci sono stati nel 2019 quando è stata una vera e propria emergenza. Sentiamo. Un intero comparto agricolo, quello della frutticoltura mantovana, è a rischio. Danni per 9 milioni e mezzo di euro, forse più. Sembra un bollettino di guerra, e forse lo è. A causare tutto ciò un piccolo insetto dal nome impronunciabile, Alliomorpha aleis, meglio conosciuta come cimice asiatica, un vero e proprio flagello per le culture frutticole della provincia di Mantova. Tra i pasti preferiti della cimice, pesche e pere, ma non disdegna nemmeno kiwi e mele. Il più colpito è il basso mantovano, con punte del 90% di danni e conseguente perdita del raccolto. Sui 1743 ettari di frutta presenti nel mantovano, il 70% delle coltivazioni di pere sono state colpite e il 90% di quelle di pesche sono danneggiate e i frutti non sono commerciabili. Ma in alcune zone della provincia questa percentuale sarà addirittura al 100%. Colpita anche la pianta del kiwi, con una media del 40% delle colture danneggiate e punte del 90% in certe zone del territorio. Male anche le mele, con una media di danneggiamenti e frutti non commerciabili dal 50% con punte del 70%. In molti casi questo potrebbe significare la chiusura dell'attività. Cimice asiatica. Finita l'estate non ci sono probabilmente più sui campi, però si è incominciato già da tempo a far la conta dei danni e purtroppo non sono pochi. Sì, i danni sono stati importanti, in alcuni casi hanno superato anche il 60-70% delle produzioni, specialmente in quelle ortofrutticole. Ha segnato bene questo settore e pagherà dazio nei prossimi mesi, perché ovviamente anche i centri di ammasso sono vuoti o perlomeno manca quantità in modo importante, quindi i costi aumentano, quindi tutta la filiera ne soffre. Purtroppo ancora non esiste una soluzione, esiste una parziale soluzione, però diciamo che ancora siamo lontani, servirà qualche anno per avere una soluzione piena del problema. Il rischio che abbiamo in questo momento è veramente di perdere la frutticoltura in modo importante, specialmente nella nostra provincia, perché le pere è uno dei settori più colpiti, una delle parti che vanno meno bene rispetto agli altri, quindi ci dà molto a preoccupare, soprattutto perché adesso vediamo il calo di produzione, i costi sono stati sostenuti tutti e adesso manca proprio la redditività dei prodotti, quindi adesso inizia il momento di grande crisi. Si è parlato di finanziamenti per le reti, però invece anche sul discorso Vespa Samurai poi si è lasciato un pochettino cadere, si parla di sperimentazioni, comunque quindi non c'è ancora niente di sicuro comunque. Sì, diciamo che non è solo un metodo che risolve il problema, diciamo che si cerca di applicare 2, 3, 4 metodi per assieme contenere. Le reti possono dare una mano, la Vespa Samurai ancora, anche se pure in modo temporaneo, sperimentale, si cerca di introdurla. Però diciamo che sono tutti sistemi a cui servirà tempo, purtroppo noi abbiamo calcolato che serviranno 4-5 anni, auguriamo fortemente di sbagliarci e di avere una soluzione prima, ma indubbiamente servirà tempo e servirà pazienza. Certo, bisogna trovare uno strumento per sostenere questi produttori, perché non sono in grado di sopportare 3 o 4 anni di profonda crisi, quindi qualcosa bisognerà mettere sul tavolo e trovare un sistema anche per alleviare quelle che sono le problematiche di quest'anno. L'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi ha paragonato la cimice asiatica alla xylella che ha flagellato gli uliveti della Puglia e per questo ha chiesto al Ministero l'apertura di un fondo nazionale di sostegno ai coltivatori colpiti dai danni prodotti dall'insetto. La cimice asiatica, ha detto Rolfi, è la xylella del nord. Ci aspettiamo da Roma la stessa attenzione e le stesse risorse. In realtà le risorse arrivate non sono molte. Gli 80 milioni stanziati dal governo a fronte dei danni per 600 milioni di euro certificati dall'Istituto Superiore per la
della protezione e ricerca ambientale non hanno soddisfatto l'assessore. Per affrontare il problema servono indennizzi, studi, ricerche, sperimentazioni sul campo e un approccio integrato che consenta alle aziende agricole di essere protette per l'anno venturo, ha detto Rolfi. Per esempio, è necessario un sostegno deciso, almeno nell'immediato, per investimenti di difesa meccanica come le reti. Le risorse annunciate sono scarse e danno l'idea di come nelle stanze ministeriali non si capisca la portata del problema, aggiunge Rolfi. Il paragone con gli interventi previsti per la Puglia è imbarazzante. Confidiamo che in sede parlamentare si tenga conto delle reali esigenze del territorio e si integri in modo adeguato lo stanziamento economico. Questione cimice asiatica. Non è più estate, quindi in teoria non si vedono più cimici, però si contano intanto i danni e bisogna cominciare a pensare al futuro, perché altrimenti la prossima estate ci si ritrova di nuovo ponte a capo. Certamente. Abbiamo cominciato a pensare come organizzazione alla fine o nel momento in cui della raccolta, perché abbiamo visto dei danni enormi che ha fatto sulle pere. E quindi abbiamo cercato di, al di là della politica, abbiamo cercato di interessare molto le università, gli enti di ricerca, per far sì che si riesca a combattere, no, questo insetto che sta causando dei danni micidiali. Al di là che il Ministero dell'Agricoltura ha messo quegli 80 milioni di euro, che non sono un granché, ecco. Però insomma può dare una mano, ma anche si parlano delle reti, di queste cose, però alla fine non è che difendono molto il frutteto, no? Le reti, perché ogni volta che si passa col trattore si alzano le reti e quindi le cimici entrano e si creano dei problemi. Quindi va proprio superato, no, questa fase. Non dobbiamo stare qui con le mani in mano, ma siccome la primavera ci sarà fra 3-4 mesi, quindi bisogna cercare di trovare delle soluzioni adatte per risolvere questo problema, insomma. La Regione Lombardia, nell'ambito del PSR, il Piano di Sviluppo Rurale, proprio qualche settimana fa ha approvato uno stanziamento ulteriore da 3 milioni di euro rivolto alle aziende agricole lombarde per la prevenzione dei danni da calamità naturali come cimice asiatica, tarlo asiatico e pupilla japonica. Il bando è rivolto principalmente alle aziende dei comparti ortofrutticolo e florovivaistico, che quest'anno hanno subito danni devastanti per colpa delle specie invasive. Tra le opere finanziabili ci sono le reti antinsetto e le relative strutture di sostegno. Non sono la soluzione definitiva, ma permettono di salvare i raccolti. È fondamentale procedere con la ricerca, con l'introduzione di antagonisti naturali e con azioni congiunte tra enti istituzionali, ha commentato l'assessore Rolfi. La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 3 milioni di euro. Ogni domanda potrà essere finanziata fino all'80% con un contributo massimo di 100.000 euro. La domanda di aiuto può essere presentata dal 6 di dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Il bando è rivolto principalmente alle aziende dei comparti ortofrutticolo e florovivaistico, che quest'anno hanno subito danni devastanti per colpa delle specie invasive. Tra le opere finanziabili ci sono le reti antinsetto e le relative strutture di sostegno. Non sono la soluzione definitiva, ma permettono di salvare i raccolti. È fondamentale procedere con la ricerca, con l'introduzione di antagonisti naturali e con azioni congiunte tra enti istituzionali, ha commentato l'assessore Rolfi. La dotazione finanziaria complessiva del bando è di 3 milioni di euro. Ogni domanda potrà essere finanziata fino all'80% con un contributo massimo di 100.000 euro. La domanda di aiuto può essere presentata dal 6 di dicembre 2019 al 31 gennaio 2020. Nelle regioni del nord e dal centro, ha concluso Rolfi, la cimice asiatica ha causato danni per oltre 600 milioni di euro ai raccolti solo nel 2019. Il governo ha previsto soltanto 80 milioni di euro su 3 anni. Sono fondi insufficienti per quella che si sta rivelando una vera e propria emergenza nazionale. E ora le altre notizie nel nostro TG Agricolo. Un caro saluto, noi oggi ci troviamo all'interno del Consorzio Virgilio che sta ospitando un convegno organizzato da Coldiretti sul tema di agricoltura e fake news. Le fake news, quindi le notizie false, in particolare che da qualche anno, insomma da diversi anni, escono e che vorrebbero che l'agricoltura fosse uno dei principali responsabili dell'inquinamento sia dell'aria che
delle falde. Oggi qui autorevoli esperti stanno dimostrando che non è così. In verità ci sono ovviamente delle criticità, non tutta la situazione è rosea, anzi ci sono appunto degli elementi da migliorare, ma oggi ci hanno dimostrato quanto stanno facendo proprio gli imprenditori agricoli su questo fronte, come si sono attrezzati. Insomma, oggi la maggior parte di loro non sono assolutamente degli inquinatori, ma sono invece delle persone, dei soggetti che stanno cercando di tutelare sempre di più l'ambiente. Andiamo a sentire dunque cosa ci hanno detto. È corretto trovare un patto con i cittadini in modo che l'agricoltura venga salvaguardata, che le produzioni vengano salvaguardate e che il rispetto dell'ambiente sia integrale e sempre più dignitoso nel rispetto di tutti, soprattutto dei giovani, che sono quelli da cui dovremmo lasciare i nostri territori. Da anni tante aziende, la maggior parte di aziende agricole zootecniche già virtuosa, e si è attrezzata per diminuire l'escrezione di azoto, problemi dei reflui, diminuire le emissioni di gas climalteranti, utilizzare al meglio il suolo facendo tornare il suolo fertile come era una volta. Quindi lo stiamo già facendo. C'è da farsi anche un'altra domanda. La spesa ambientale non deve essere a carico solo di chi produce in ogni settore, dal primario in avanti. Dobbiamo prenderci carico tutti noi cittadini della spesa ambientale. L'Unione Europea sta valutando l'introduzione del Nutri-Score, etichetta a semaforo. Sul fronte delle confezioni verrà assegnato ad ogni alimento un colore, scala verde, verdino, giallo, arancio, rosso-arancio. Il verde indica il maggior contenuto di nutrienti giudicati positivamente, mentre il rosso rappresenta l'allarme per nutrimenti da limitare. Introdurre il Nutri-Score attribuendo il semaforo rosso a olio, formaggi e salumi sarebbe folle, o meglio sarebbe l'ennesimo danno all'agricoltura italiana per favorire le multinazionali straniere, ha detto l'assessore regionale lombardo all'agricoltura, alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi. Pensare che l'olio del Garda, il grana padano, parmigiano reggiano, prosciutto di Parma o salame di Cremona possano avere un bollino rosso è allarmante. Significherebbe inevitabilmente calo dei consumi, di produzione, di export e danni all'indotto, oltre che una falsificazione della realtà, visto che la dieta mediterranea è riconosciuta dall'UNESCO come elisir di lunga vita, continua Rolfi, affermando che la regione Lombardia non starà a guardare. Sul Nutri-Score interviene sulla sua pagina Facebook anche il presidente della regione Attilio Fontana. Grana padano altamente sconsigliato, giù le mani dalle eccellenze del Made in Italy. Eleonora Riccio, ecostilista, è la vincitrice della 21esima edizione del premio Zucca d'Oro, organizzato da Donne in Campo di CIA. Beh, è ogni anno un premio diverso per un settore diverso. Quest'anno abbiamo premiato Eleonora Riccio per il suo impegno nell'ambito della moda, per colori e tessuti sostenibili che derivano comunque dall'agricoltura. Una moda green e sostenibile di fronte ad un prêt-à-porter del cosiddetto fast fashion, responsabile della seconda forma di inquinamento più voluminosa e nociva per il pianeta. Un premio che guarda il mondo femminile in agricoltura, ma anche ai giovani che portano innovazione. Ma com'è nata questa idea? L'idea arriva perché mi sono resa conto che nel settore della moda c'era proprio una nicchia di mercato scoperta, e quindi secondo me ad oggi era interessante sviluppare un progetto di Made in Italy che avesse a che fare con il territorio, potesse parlare di agricoltura e gli abiti potevano essere effettivamente realizzati, belli quanto quelli di marchi altisonanti, ma anche con l'ausilio delle tinture naturali. Il premio Zucca d'Oro va quindi ad una donna che ha saputo cogliere le potenzialità di una filiera innovativa basata sull'economia circolare e nel riuso degli scarti di produzione agricola per creare tessuti ad impatto zero. Ecco allora le tinture realizzate attraverso carciofo, l'avocado, la frutta e il cavolo rosso. Dalla cucina si arriva all'haute couture e alla moda, che non ha nulla che invidiare a brand importanti. Ma che cosa significa indossare questi capi? È poesia, perché effettivamente realizzare colore attraverso la natura, ortaggi, frutta e verdura, è un processo effettivamente estremamente poetico. Quindi le persone, quando acquistano i miei abiti, le sciarpe foulard, acquistano un sogno.
Dopo l'ok del Ministero, l'ERSAF ha emesso questo pomeriggio un bollettino straordinario relativo alla deroga per gli spandimenti in campagna degli effluenti zootecnici. Da domani, sabato 7 dicembre, fino a martedì 10 dicembre sarà aperta su tutta la regione la prima finestra temporale. Nel periodo dicembre-gennaio saranno programmate delle finestre temporali di massimo 15 giorni complessivi, anche non continuativi, in cui sarà consentito e regolato dai bollettini nitrati straordinari lo spandimento. Ieri nel tardo pomeriggio è giunto l'avallo definitivo dal Ministero dell'Ambiente, ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Fabio Rolfi. La regione Lombardia si è resa subito operativa. È fondamentale ripristinare la fertilità del terreno perché l'incessante maltempo dell'ultimo periodo ha reso critiche le operazioni. Sempre parlando di cimice asiatica, facciamo un salto indietro a quest'estate, quando siamo andati a Quistello a visitare un'azienda agricola piccola, ma che purtroppo ha dovuto fare i conti proprio con questa emergenza. Sentiamo la storia di Corte Garzotta. Un'azienda nata tanti anni fa, alla fine degli anni 60, acquistata dai nonni, poi dai genitori, un allevamento zootecnico con vacche da latte per Parmigiano Reggiano. Poi l'azienda viene affittata. Fine, o meglio, pausa. Dopo gli studi Raffaella torna a Quistello e riprende in mano l'azienda di famiglia. 15 ettari, di cui uno solo a frutteto, gli altri a seminativo come pisello proteico, orzo, avena, il tutto seguendo le regole normative dell'agricoltura bio. E ho cominciato a coltivare un orto e a seguire le vecchie piante da frutto di mio papà. E da lì è nata... Non è nata, probabilmente c'era già da un po'. Ho riscoperto la passione dello stare in campagna, per la vita in campagna, e soprattutto la passione per la cura delle piante da frutto. E da lì sono partita pian piano, con tante difficoltà, con la produzione di ortaggi all'inizio, e mettendo giù poche piante da frutto, e invece poi col passare degli anni ho abbandonato gli ortaggi e mi sono allargata con le piante da frutto. Uva, noci, mele, pere, piccoli frutti, pesche, melograni, albicocche, di tutto, messi un po' alla prova purtroppo dalla cimice asiatica. Solo gli alberi sotto le reti si sono infatti salvati dai danni, che a Corte Garzotta sono arrivati all'80%. Buona parte del raccolto è stato punto dalla cimice ed è marcito. Le pesche le più colpite, seguite a ruota dalle pere. Qualche danno anche ai lamponi. Da qui l'investimento nelle reti, utili ma molto costose e non definitive. Basta un piccolo foro o il tirarle su per entrare e la cimice è in agguato. Ma a Corte Garzotta non ci si scoraggia. Le idee sono sempre in movimento. Un frutteto sperimentale che cosa vuol dire? Frutteto sperimentale perché, oltre ad avere messo a dimora tanta tipologia di frutta, quindi dalle mele alle pesche, all'uva, ai fichi, ai melograni, per ogni specie, quindi per le mele o per le pesche, eccetera, eccetera, ho messo a dimora diverse varietà, poche piante di diverse varietà, per capire quale varietà si presta meglio a questo ambiente, si adatta meglio a questo ambiente, alle condizioni pedoclimatiche. Quali sono le varietà più resistenti alle malattie e ai parassiti e soprattutto quali sono le varietà che danno i frutti più buoni. E per questa puntata è davvero tutto, io vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo che Vita Agricola è on demand, quindi potete vederla e rivederla tutte le volte che volete. Noi ci vediamo venerdì prossimo con una nuova puntata. In collaborazione con Consorzio Latterie Virgilio.